riflettiamo e cerchiamo di capire se una persona si allontana da te, se un uomo o se una donna si allontana da te, che cosa bisogna fare, che cosa devi fare per ristabilire l'equilibrio, per evitare che le cose vadano male. Allora, ci sono un po' di cose da fare. Intanto è il concetto è quello di uomini e donne, no? Uomini e donne sembrano provenire da pianeti diversi. C'era qualcuno che diceva che gli uomini vengono da Marte e le donne vengono da Venere e quindi appartengono a due pianeti completamente diversi. E questo fa sì che le abitudini, fa sì che gli obiettivi di uomini e donne siano diversi nella seduzione. Salutiamo anche la nostra Sissi, la nostra Sissi. E allora bisogna cercare di capire queste due galassie che sono diverse, di comprenderle, perché le donne, ad esempio, ragionano molto diversamente dagli uomini. L'uomo, diciamo, inizialmente cerca di entrare in contatto prevalentemente sessuale con una donna, ha questo obiettivo fondamentale, mentre per una donna cerca di entrare in contatto, affettivo. Non è che la donna non è interessata al sesso, anzi, possibilmente lo è interessata più dell'uomo, perché poi alla fine sono gli uomini che si stancano prima. E la vera potenza sessuale, come diceva Osho, è quella femminile, non è sicuramente quella maschile. Però l'uomo, mentre l'uomo cerca un accoppiamento più fugace, la donna cerca un accoppiamento più stabile. E quindi spesso qui la donna commette l'errore di cercare di scambiare sesso per amore. E questo è quello che fa allontanare un uomo, cioè un uomo si allontana se tu cerchi di scambiare sesso per amore o sesso con amore. Questa cosa qua non funziona e molte donne se lo prendono in quel posto perché quando magari vanno a letto con un uomo, loro interpretano il fatto che un uomo sia andato a letto con loro come un interesse che vada oltre, diciamo, la mera copula. In realtà questo non succede perché per un uomo la sessualità viene vissuta in modo diverso. Salutiamo Giusy. La sessualità viene vissuta in modo molto diverso. La sessualità viene vissuta semplicemente come attività sessuale, punto e basta. Non c'è nessun altro interesse per una donna, per un uomo nel sesso. Mentre quindi è inutile cercare di scambiare il sesso con amore, non funziona. Il sesso con amore non può essere scambiato e non ci sono chance, non ci sono possibilità per ottenere per far sì che queste cose possano coincidere. Questo è un punto molto importante, questo secondo me è un punto fondamentale da prendere in considerazione. Dobbiamo imparare a comprendere questo. E questo è quello che molte donne sbagliano da questo punto di vista, quindi fanno delle azioni strategiche completamente errate, fanno delle azioni strategiche. Fanno delle azioni strategiche completamente sbagliate. Purtroppo, questo è un dato di fatto, no? Purtroppo, le azioni strategiche per una donna sono direttamente
sono veramente sbagliate, non ha nessun senso, e quindi è importante invece per una donna imparare a gestire al meglio le situazioni per far innamorare un uomo, soprattutto un uomo che si allontana. Ora, cosa dovrebbe fare una donna? Intanto, la prima cosa è liberarsi dei pregiudizi negativi sugli uomini, no? Dovete avere un atteggiamento di apertura verso tutti gli esseri umani. Abituatevi ad avere una comunicazione più efficace. Non fate, come dire, non pensate ai fallimenti che avete vissuto in passato. Salutiamo la nostra Patrizia Perotti. Salutiamo Pink. Perché se voi fate riferimento agli insuccessi passati, non riuscirete a raggiungere poi fondamentalmente nessun risultato. Dovete avere un atteggiamento di apertura verso gli uomini e forse siete convinte, diciamo, che i vostri pensieri siano qualcosa che sta nascosto nella mente, che gli altri non possono captare, ma fate attenzione che se uno sa leggere la comunicazione non verbale, ad esempio quella che insegno nel seminario sul canale Massimo Teramasco, qualche uomo potrà captare anche i vostri pensieri. In qualche modo stimolarvi emotivamente e coinvolgervi. Perché qual è il problema delle donne fondamentalmente che vanno a inseguire gli uomini? Il problema è il desiderio di sentirsi amata. Il desiderio di sentire di essere in grado di sedurre. Questo desiderio è quello che poi fondamentalmente la frega nelle relazioni con gli uomini, perché i nostri bisogni sono quelle cose che poi ci producono attaccamento, sono quelle cose che poi ci producono negatività e che fanno sì che un uomo si allontanerà da te, perché come dicevamo prima, per un uomo la sessualità è una meta e una volta raggiunto la meta va a cercarsene qualcun'altra. Quindi valutate esattamente di cosa avete bisogno per conquistare e dovete imparare soprattutto a giocare il gioco della seduzione. E imparare a slegare imparare a slegare il sesso dall'amore. Il gioco della seduzione è semplice, ma bisogna saperlo giocare. C'era quel detto che diceva: è facile se sai come fare. Il gioco della seduzione è semplice, si basa fondamentalmente sul concetto che più le cose sono difficili da ottenere, più attraggono, più piacciono. Ovviamente non devono essere troppo difficili, perché ci sono alcune persone, però tenete presente questo, che voi non dovete darla se non vi viene chiesta. Ci sono donne che la offrono senza che neanche gli venga chiesta. Prima dovete aspettare che un uomo ve la chieda. Questo è un punto fondamentale. Per prima cosa dovete aspettare che un uomo ve la chieda. Una volta che ve l'ha chiesta, dovete capire che tipologia di uomo avete davanti. Cioè, avete davanti una tipologia che si aggancia, che deve desiderare tanto, perché tutti noi dobbiamo desiderare, no? C'è qualcuno che dice che ci sono persone che si agganciano, tra virgolette, sul possesso. Io non sono d'accordo più di tanto. Cioè, esistono due tipologie, ma che si agganciano entrambe sul desiderio, solo che una deve desiderare di più e l'altra deve desiderare di meno. È ovvio che ci sono persone che, ad esempio, si agganciano su cose irraggiungibili. Ad esempio, io non avrei mai la preparazione atletica, per faccio un esempio, per scalare l'Everest, perché non ho neanche mai scalato una montagnetta. Quindi, non è che avrei la preparazione di dire vado a scalare l'Everest. Eppure, ci sono persone che si lanciano in imprese che sanno già che porteranno al fallimento. E molte donne fanno anche questo. Purtroppo, care malgascione, care carampane,
Spesso voi vi votate all'insuccesso, fate una sorta di patto scellerato con, il cosiddetto, con le persone trasgressive. Questo è il più grave errore. Quindi la verità è che dovreste imparare a capire l'uomo che avete davanti, a capire la mente dell'uomo che gli avete davanti. Tenere presente che dovete imporre il giusto vincolo, il giusto ostacolo, perché ognuno di noi ha un vincolo, ha un ostacolo. E l'attrazione è, diciamo, direttamente proporzionale alle energie che uno mette in una situazione emotiva, è direttamente proporzionale alle energie che uno mette, alla forza che uno ci mette. Quindi più una persona si impegna, ovviamente tutto questo potrebbe generare un ribaltamento, quindi è ovvio che se tu ti presenti come Everest a uno che diciamo, accetta come massimo vincolo il Monte Bianco, e questo si sgancerà, e questo devi tenerlo presente, è un punto fondamentale. Quindi, ma anche per gli uomini è la stessa cosa, ovviamente, per gli uomini e per le donne. Per gli uomini una donna troppo accessibile dall'idea che sia una donna priva di autostima, dall'idea che sia una donna bisognosa, dall'idea che sia una donna disperata, dall'idea che sia una donna priva di carattere, una poveraccia, una che si accozza. Questo è un punto fondamentale, vale per gli oggetti anche, non soltanto per le persone. Ogni volta che voi avete la tentazione di sommergere un uomo di attenzioni per fargli capire quanto ci tenete, dovete tenere presente che va bene, ma va fatto nel modo giusto. Dopo qualche piccola attenzione dovete avere un ritorno, un feedback, anche lui deve darvi delle attenzioni. Perché normalmente succede esattamente il contrario, più voi inondate di attenzione un uomo, più questo sarà indifferente. E allora, se un uomo si allontana, beh, ovviamente la prima cosa da fare è smettere di inseguirlo, cosa che invece voi puntualmente fate, cioè voi puntualmente fate il contrario, voi puntualmente inseguite. E anzi, più lui mette le distanze, più voi vi avvicinate. La seduzione richiede tempo, la seduzione richiede delle azioni, la seduzione bisogna prendersi il lusso di giocare un gioco senza aver paura di perdere. E secondo me è molto bello il gioco della seduzione, se non lo vincoliamo a raggiungere un obiettivo specifico, perché se lo vincoliamo a raggiungere un obiettivo specifico, non riusciamo ad avere nessun risultato. E poi la seduzione è prevalentemente una sfida mentale. La seduzione è un gioco, non dobbiamo dire il contrario. La seduzione è un gioco. La seduzione è un gioco che può essere un gioco molto bello, un gioco divertente, ma deve essere vissuto come un gioco. Quando voi veicolate, diciamo, nella seduzione la vostra esigenza primaria, io mi voglio sposare, io voglio andare a convivere, io voglio una persona con cui andare a fare la spesa, io voglio qua, io voglio là, voglio una persona da, che ne so, con cui passare la mia vita. La seduzione non è tutto questo, uno può passare la vita con chi vuole, ma non è il gioco della seduzione. La seduzione è una sfida. È una sfida la seduzione, è una lotta che possiamo vincere, possiamo perdere, ma la seduzione è una lotta. E non c'entra neanche la bellezza, ci sono donne molto belle che in amore sono scaricate di continuo. Certo, attraggono tanti uomini, ma si fanno un giro di giostra e poi arrivederci e grazie. Perché questa è la differenza fondamentale, diciamo, come dire... Questa è la differenza fondamentale, no? Se vogliamo, il sogno nascosto e neanche poi tanto nascosto degli uomini è quello di avere un harem dove passarsene una alla volta, no? E invece il sogno della donna è avere una relazione d'amore fondamentalmente, no? L'amore eterno. Questo dipende esattamente dalla fisiologia
Dipende esattamente dalla fisiologia. Le donne, diciamo, non devono dimostrarsi ansiose di accalappiare un uomo, perché più sei ansiosa di accalappiarlo, più questo scapperà. Quindi evitare assolutamente di diciamo, evitare assolutamente di tempestare di messaggi, tempestare di chiamate. E queste sono tutte cose che non portano nessun risultato. Ci sono donne che attirano l'attenzione come la calamita, che attirano gli uomini come le calamite e non hanno neanche bisogno di parole, non hanno neanche bisogno di comunicare troppo. E sono le donne che si occupano di se stesse e non si occupano degli altri. Paradossalmente, il modo migliore per sedurre, il modo migliore per comunicare è quello di, diciamo, è quello di comunicare a livello non verbale. Il fatto che leggo le donne, il sogno di una donna è farlo con due uomini, credo che sia un sogno di poche donne e molto zoccole, diciamo, perché poi certo può starci, ma il sogno vero di una donna potrebbe essere una trasgressione di quelle particolarmente zoccole, ma normalmente il sogno è quello di averne uno di uomo che possa appagarle sotto tutti i punti di vista. Questa è proprio una fisiologia. Poi è ovvio che diciamo, per le donne ci può essere un erogatore di servizi e un erogatore di emozioni. Infatti, una donna potrebbe avere un amante. Salutiamo Giovanna, una donna potrebbe avere un amante, ma difficilmente una donna potrebbe avere 50 amanti, perché l'amante è l'erogatore della canaglia, no? La canaglia che non le darà mai la sicurezza, mentre invece il marito le dà la sicurezza. La canaglia potrebbe essere anche uno straniero, potrebbe essere anche un qualcosa di diverso. Quindi un erogatore, tra virgolette, biologicamente di patrimonio genetico, lo straniero, la canaglia, è un erogatore di servizi, quindi che sottende, diciamo, al mantenimento, no? Perché l'istinto degli uomini e delle donne ha due esigenze particolari, la sopravvivenza individuale e la sopravvivenza della specie. Per una donna la sopravvivenza individuale, soprattutto una volta, oggi meno, dovrebbe essere, diciamo, la sopravvivenza che gliela dà l'erogatore di servizi, l'uomo erogatore di servizi. L'uomo erogatore di servizi le dà la sopravvivenza perché magari l'aiuta economicamente, eccetera. E la canaglia, l'erogatore di patrimonio genetico, è quello invece prestante geneticamente che dovrebbe dare una prole migliore. Infatti, leggevo le statistiche che dicono che ben il 25% dei figli che nascono non sono del padre che li riconosce fondamentalmente. Quindi, cari uomini, se vostra moglie, se la vostra compagna resta incinta, secondo me andatevi a fare subito un bel accertamento del DNA, perché ce n'è uno su quattro di voi che rischia che il figlio non sia il suo. Perché mater certa, ma il padre no. Quindi se restate incinte, cioè se vostra moglie, la vostra compagna, la vostra fidanzata resta incinta, la prima cosa che dovete fare, secondo me, è farvi un bel esame del DNA per vedere che il figlio sia veramente vostro, perché poi alla fine meglio scoprirlo subito che la madre è certa e il padre no. Esatto, brava Patrizia. Le statistiche dicono circa il 25%, vuol dire uno su quattro. Perché le donne vanno alla ricerca del patrimonio genetico, no? Della canaglia, magari magrebino che viene da lontano, che diciamo che le dà un patrimonio genetico migliore, ma bene, le campane contemporanee. Ma gli uomini invece non hanno questa certezza, insomma, di essere veramente padri. Vero, 259 persone collegate, solo
che sono diventate 94, solo 7 like, mettete un like. Quindi questa è un'altra considerazione da fare. Quindi però normalmente una donna al massimo ha un amante, cioè un compagno e un amante. Il compagno che le dà la sicurezza economica e l'amante che le dà la sicurezza biologica, la trasgressione. Mentre un uomo invece di sua iniziativa non avrebbe difficoltà ad avere 50 amanti, 100 amanti, 1000 amanti, tutte quelle disponibili fondamentalmente. Cioè l'unico limite che ha l'uomo è quello del pippolo, perché il pippolo, a differenza delle donne, ha una capacità di tiro limitata, no? Soprattutto con l'avanzare degli anni. Finché il pippolo ha 20 anni, magari riesce a, diciamo, riesce a impippolare quotidianamente, non lo so ogni quanto riesce a impippolare, ma col passare degli anni il pippolo ha il limite, ma per gli uomini il limite degli amanti è solo dato dal pippolo, no? Da quanto il pippolo è in grado di fare. Per questo che non cerca di utilizzare, no? Questo è il limite. Se avesse un pippolo che spara all'infinito, che avesse un pippolo che spara colpi all'infinito, non avrebbe problemi ad avere anche tanti amanti. Però, secondo me, se avesse un pippolo che spara all'infinito, con la mentalità dell'uomo, gli uomini non lavorerebbero più, passerebbero tutto il tempo a impippolare. E quindi, meno male che la natura ha messo a posto dei limiti al pippolo che dopo una impippolata, due impippolate, non ha più voglia di impippolare e diciamo e va a fare altre cose, perché altrimenti starebbe tutto il tempo a impippolare tutto il giorno e non lavorerebbe più, non sarebbe più produttivo. Il limite del maschio è solo il pippolo, non è un qualcosa di morale, non è un qualcosa di, diciamo, nel maschio non c'è neanche il senso di colpa, non è che se il maschio impippola con una, impippola con l'altro, però la natura qua ha messo dei limiti al pippolo. Poi un pippolo, diciamo, 20, di 20 anni ne ha di meno, di 30 anni ne ha un po' di più, di 40 anni un po' di più, di 50 un po' di più, di 60 un po' di più, di 70 ancora di più, e poi insomma finisce lì la storia. Però l'idea resta. Quindi le donne devono capire la differenza, no? Ma gli uomini poi invece di cosa si innamorano? Gli uomini si innamorano di desiderio, è il desiderio che fa innamorare gli uomini. Quindi se volete considerare, esatto, viene considerato un maschio, se volete far innamorare gli uomini, dovete stimolare il desiderio, non dovete aprire subito le gambe, cioè dovete giocare con la fantasia, no? Dovete giocare con la fantasia, dovete stuzzicare le fantasie, care Malgascione, perché anche gli uomini hanno delle fantasie, dei feticismi, delle cose. Dovete saper giocare su quelle, perché una donna che sa incarnare le fantasie di un uomo, beh, lo coinvolgerà parecchio, lo coinvolgerà parecchio. Saper incarnare le fantasie non significa fare sesso, ma stimolare l'emotività. Questo è quello che dovrebbe fare una donna. Vedo 150 persone collegate, solo 9 like. Mettete un like. Quindi in pratica, che cosa deve fare una donna per sedurre un uomo? Tra l'altro, c'è da dire questo, che le donne che perdono la testa, è esatto, fargli venire voglia di farlo, brava, fargli venire desiderio di fare l'amore, giocare, stuzzicare, essere sensuale, seducente. Le donne per cui gli uomini perdono la testa non sono le più belle, ma sono quelle meno bisognose. Quelle a cui non sembra neanche importare troppo, quelle che sanno stuzzicare di più il desiderio. Quando a un uomo piace una donna, e
esteticamente, e lei si comporta come se non gli importasse molto, cioè si mostra cordiale e gentile, ma allora diventa una sfida interessante. Però la vera capacità di una donna è quella di intrigare un uomo. Quindi una donna deve, è lei che seduce, come direbbe la nostra Patrizia Perotti, la carampagnocca, ma deve in qualche modo, diciamo, mettere in atto una strategia di seduzione sottile, raffinata, mai sfrontata, mai volgare e sempre generare dubbi. Se si vede sfacciatamente, se si vede apertamente che voi perdete le bave, diciamo, per quell'uomo, se si vede apertamente che gliela date anche senza che lui ve la chieda, questo è la cosa peggiore da fare. Se voi gliela date senza, esatto, mai volgare, brava Patrizia. La seduzione deve essere sottile, sottesa, raffinata, non sfrontata, mai volgare, che genera dubbi. Non devi dimostrare in modo sfacciato, diciamo, che insomma, non devi essere una, non so, un po' un qualcosa, no? Che devi fargliela un po' annusare, un po' chiudere, un po' annusare, un po' chiudere. Quindi più riesci a gestire questo, più otterrai, diciamo, perché tu devi sedurre la mente dell'uomo, non devi sedurre il pippolo. Perché tanto il pippolo, a metterlo dentro di te, metterlo dentro un'altra, metterlo dentro un'altra ancora, non gli cambia niente al pippolo di per sé. Il pippolo basta che impippola. E poi puoi impippolare con una, impippolare con un'altra, per il pippolo è esattamente la stessa cosa. Ma invece è la mente dell'uomo che devi conquistare, non il suo pippolo, devi conquistare la sua mente. E quindi la seduzione è fatta di dubbi, è fatta di strategie, avvicinamenti, allontanamenti. L'impegno e l'attrazione fanno la seduzione, cioè la seduzione è fatta di attrazione sicuramente, ma anche di impegno, mentale soprattutto. L'impegno non è, le donne, molte donne dicono: e vabbè, ma quello mi ha pagato la cena, e vabbè, ma lui mi ha pagato. Allora, certo, dipende, se quello è un cassa integrato che non c'ha neanche i soldi per comprarsi il cibo, ma magari una persona che non gliene frega niente, magari gli va di farsi la serata e finisce lì. Ti tratta come una prostituta, no? Soltanto che invece di pagarti la prestazione ti paga la cena, per dire, no? Quindi, invece voi dovete conquistare la mente di un uomo. È la mente quella che si coinvolge, soprattutto la mente inconscia, la mente emozionale. L'incertezza, diciamo, di riuscire, l'incertezza di riuscire è un punto fondamentale. L'incertezza di riuscire è un punto fondamentale, perché se non hai l'incertezza di, se non hai l'incertezza di riuscire, non ottieni nessun risultato. Ovviamente parliamo di un uomo che ti interessa, perché se quell'uomo non ti interessa, il gioco non si pone fondamentalmente. L'utilizzo degli antagonisti, tra l'altro, è un'altra strategia che in alcuni casi può anche essere utile sia per gli uomini che per le donne. Ovviamente oggi, diciamo, le cose sono cambiate, no? Perché i vostri tempi, voi care Malgascione, quando eravate giovani voi, diciamo che le cose erano diverse, insomma. Il corteggiamento di fatto non c'era, erano le vostre famiglie, no, che si mettevano d'accordo, che dicevano, ma poi lo fanno anche oggi, comunque, che dicevano: ah, va bene, quello è l'uomo giusto, quello va bene per te. E quindi, insomma, era quasi un comprare la scatola chiusa. Però lo è anche abbastanza oggi. E quante madri dicono alle figlie: e vabbè, ma adesso sei incinta, ti devi sposare.
vabbè, ma adesso sei qua, ti devi sposare. Vabbè, ma cosa dice la gente? Vai a convivere, sembri una troia. Vabbè, qua, vabbè, là. Quindi è molto diversa, no, la cosa. Tra l'altro, oggi diciamo c'è anche secondo me un qualcosa che dilaga, che, e io lo vedo estremamente negativo, che come dire, l'industria dell'hard, no? L'industria dell'hard diminuisce molto, secondo me, la fantasia e il gioco, perché molti uomini diventano poi pippaioli. E diciamo, e perdono comunque interesse, no? Io credo che, come in tutte le cose, quando c'è grande accessibilità, si perde interesse. E l'industria dell'hard, diciamo, secondo me, ha fatto poi perdere un po' di interesse, soprattutto ai ragazzi giovani, no? Che poi alla fine sono più i ragazzi giovani che usufruiscono. Anche qua le statistiche la dicono lunga. Io pensavo che i fruitori, diciamo, dell'industria dell'hard fossero più le persone, diciamo così, di una certa età, ma invece, diciamo, sono di più i ragazzi giovani. E quindi questo ovviamente fa perdere il desiderio, perché il desiderio si mi sono grattato il naso, può darsi, perché a me non piace, non, è una cosa che la trovo assolutamente, diciamo, inutile fondamentalmente, no? Come tutto quello che è il virtuale. E quindi invece, diciamo, una volta dove non c'era questa diffusione, una volta dove non c'era questa diffusione, le cose erano completamente diverse, no? Ad esempio anche i mezzi di comunicazione, no? Voi i vostri tempi avrete mandato, diciamo, lettere d'amore, no? Che magari arrivavano in ritardo, si perdevano, le poste le perdevano. Avete mandato lettere d'amore con posta tradizionale, no? E quindi era tutto più, diciamo, difficile, no? C'erano tanti più vincoli, c'erano, e questi vincoli comunque stimolavano l'innamoramento, no? Quindi il gioco della seduzione dai vostri tempi, diciamo, salutiamo Tug, dei vostri tempi sono cambiati, no? Oggi, diciamo, è tutto più consumistico anche i rapporti sentimentali affettivi. Quindi noi non è che dobbiamo rimpiangere i tempi passati, perché sono i tempi passati, però dobbiamo cercare di stimolarci il desiderio. Io trovo che sia molto giusto stimolarsi il desiderio, ma questo vale in tutte le cose, no? Ad esempio, dà più piacere riuscire, questa segnatevela, dà più piacere riuscire a resistere a un desiderio che a pagare il desiderio stesso. Voi non ci crederete, ma le cose stanno così, dà più piacere resistere a un desiderio che a pagare il desiderio stesso. Sembra strano, ma le cose sono così. Faccio l'esempio: se io sono a dieta, faccio un esempio che non c'entra con la seduzione, ma se io sono a dieta, mi dà più desiderio guardare la torta e non mangiarla che sbaffarmi e mangiare la torta. Cioè mi dà più piacere guardare la torta e dire ti guardo e non ti mangio, sentendo il trasporto, perché questo dà una forza paurosa, dà un'energia potente. Invece, quando poi vi sbaffate la torta, poi sarete attanagliati dei sensi di colpa, vi sentirete degli sfigati, vi sentirete dei pezzi di merda, vi sentirete persone che non sono in grado di fare nulla. Quindi dobbiamo autoimpegnarci. L'esercizio della volontà, il resistere al desiderio, è più piacevole dell'appagamento del desiderio. Quindi noi, infatti, vale anche nella seduzione. Imparate a rigenerare i desideri, non a pagarli. Perché qua vi svelo anche una cosa molto importante. Un desiderio
Un desiderio che cos'è? È energia compressa. E se io la decomprimo, cioè facendo appagare il desiderio, poi diciamo vivo un momento di piacere, ma poi questo piacere si esaurisce. Se invece io continuo ad autorigenerarmi del desiderio, insomma, è un po' come l'orgasmo, no? Quando tu hai l'orgasmo, un maschio perlomeno finisce lì. Ma se tu non hai l'orgasmo, infatti questo lo sapevano anche gli antichi, diciamo, saggi, riesci sempre a tenere, a rigenerare. Quindi anche su se stessi, anche su noi stessi dobbiamo imparare a rigenerarci i desideri, non cercare di appagarli, non cercare di appagarli più di tanto. E lo stesso devi fare con un uomo. Se un uomo si allontana è perché tu non sei stato in grado, non sei stato in grado di rigenerargli il desiderio. E allora devi imparare a rigenerare il desiderio, no? Tieni presente che quando un uomo si avvicina a una donna, in realtà vorrebbe sempre trombare e spesso gli uomini cercano la via del minimo sforzo, però poi si innamorano quando una donna è intelligente, quando una donna è intuitiva. Gli oggi tipo, vabbè, sì, non farà bene alla prostata. Sì, certo, per la prostata fatevi le pippe. Come diceva il nostro Pippoli, che non c'è, per la prostata fatevi le pippole, che le pippole funzionano sempre. Con le pippole non avete nessun bisogno, perché ovviamente la prostata è quell'organo maschile che emette il fluidificante. Comunque, le donne intelligenti, intuitive, sono quelle che sanno sedurre, sanno conquistare. Anche per una donna deve essere importante, anche per una donna deve essere importante. Imparare a conquistare, a sedurre, a far innamorare, a giocare il gioco della seduzione. Quindi non avere aspettative. Il non avere aspettative è un altro punto fondamentale. Quando tu ti vuoi bene, allora ti sentirai bene. Ma non è che ti senti bene e quindi ti vuoi bene. No, deve partire da tutto dal volerti bene. Perché ci sono donne, ad esempio, che possono essere anche belle, sensuali, seducenti, appassionali, ma poi non riescono a conquistare. Quindi il fatto di saper gestire desideri è una delle cose fondamentali, è una delle cose fondamentali. E poi gli uomini seguono le loro passioni, no? Ci sono uomini che, ad esempio, vanno, che ne so, si svegliano di notte per vedere la partita di calcio, poi non si svegliano di notte per te perché ti pensano che. Quindi è importante, no? Cioè, un'altra cosa fondamentale è che non deve sapere in anticipo il risultato, cioè deve sempre avere il dubbio che gliela darai o che non gliela darai. Solo questo lo induce a fare. Cioè, prendiamo gli appassionati di calcio. Chi è che si sveglierebbe alle 3 di notte per guardare una partita di calcio, magari della nazionale italiana o della squadra del cuore, della quale sa già il risultato? Non lo farebbe nessuno. Cioè, una partita della quale sai già il risultato, eventualmente te la vedi quando non c'è un cazzo da fare, comodamente sul divano. Ma nessuno si sveglierebbe, cioè, sai che l'Italia ha perso 2-1, adesso mi sveglio alle 3. Così vado a vedermi la partita che la danno, danno la partita delle tre dove l'Italia ha perso 2-1. Quindi, se uno sa già che tu lo accogli a gambe aperte, beh, investirà comunque di meno. È ovvio che quando inizia una relazione poi è più difficile, però perlomeno all'inizio, perlomeno quando questa relazione deve partire, è ovvio che se lui sa che, come dire, che la cosa è scontata, non ci mette nessun impegno. Perché se tu gliela dai, diventi poi una cartuccia sparata. Cioè, questo è il problema, no? Fin tanto che tu resti una cartuccia carica, hai potenziale, ma spesso nel momento in cui gliela dai, diventi una cartuccia sparata. E una cartuccia sparata non ha più potenziale, non ha più la potenza proprio, no, della cartuccia.
E quindi devi imparare a stimolare questo. Bene, detto questo, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video. Seguitemi su tutti i canali YouTube, abbonatevi.